Nel video di oggi parleremo di 8 metodi naturali per uscire da un esaurimento nervoso. Benvenuti al nostro canale Salute e Longevità. Investi nella tua salute oggi per godere della tua longevità domani. Il termine esaurimento nervoso è utilizzato per descrivere sintomi intensi di stress e un'incapacità di far fronte alle sfide della vita. I fattori di rischio più comuni dell'esaurimento nervoso sono ad esempio situazioni come problemi finanziari o difficoltà relazionali, infortunio o malattia che rende la vita quotidiana difficile da gestire. Un'elevata mole di lavoro, soprattutto quando accompagnata da scadenze strette e pressioni intense, può contribuire all'esaurimento nervoso. Anche eventi traumatici come la morte di una persona cara, difficoltà personali come un divorzio o cambiamenti significativi nella vita possono essere fattori scatenanti dell'esaurimento nervoso. I più comuni sintomi di esaurimento nervoso sono di natura fisica, psicologica e comportamentale oppure prevedono una combinazione di queste categorie. I sintomi fisici di un esaurimento nervoso includono stanchezza cronica, problemi di sonno, vertigini, stomaco sottosopra, dolore toracico e difficoltà respiratorie. I sintomi psicologici includono oscillazioni di umore estreme, stati depressivi che includono la perdita della speranza e pensieri di suicidio o autolesionismo. I sintomi comportamentali includono evitare le situazioni sociali e gli impegni, mangiare e dormire male, mantenere una scarsa igiene, isolarsi in casa propria e vivere in solitudine. Se lo stress sta prendendo il sopravvento sulla tua vita, è fondamentale agire il prima possibile per evitare problemi più gravi sul lungo periodo. Consiglio numero 1. Cercare le cause. Il primo passo per ottenere un cambiamento positivo ed uscire dall'esaurimento nervoso è fermarsi e riflettere a mente fredda sulle cause scatenanti. Un metodo efficace è quello di scrivere su un quaderno i possibili eventi scatenanti dell'esaurimento nervoso, che potrebbero essere ad esempio l'ansia eccessiva per una situazione imprevista, un sovraccarico lavorativo o una relazione sentimentale difficile. Scoprire la causa scatenante dello stress che stai vivendo è il primo passo per capire come reagire al problema e introdurre i cambiamenti necessari. Consiglio numero 2. Strade diverse. Alcuni imprevisti della vita non sono modificabili e vanno semplicemente accettati. Possiamo solo lavorare su come reagire a questi eventi per riuscire a superarli il prima possibile. In molti altri casi sono le tue scelte personali a determinare le condizioni che stai soffrendo, e qui è possibile inserire dei cambiamenti positivi. Ad esempio, se al lavoro hai dato troppa disponibilità e non riesci più ad avere del tempo libero, oppure hai problemi perché non vuoi deludere nessuno e hai preso troppi impegni. È quindi necessario elaborare una strategia e rivedere alcune scelte della nostra vita che stanno pesando sulla nostra salute, ad esempio parlare con il nostro capo al lavoro, fare pace con una persona problematica, toglierci da impegni ingestibili e recuperare la nostra serenità. Prima di scoprire gli altri consigli per combattere l'esaurimento nervoso, ti invitiamo a mettere un like e a iscriverti, per rimanere aggiornato su tutti i nostri contenuti dedicati alla salute e al benessere. Apprezziamo il tuo supporto nel far crescere il nostro canale. Consiglio numero 3. Priorità e delega. Se gli impegni della tua vita sono numerosi e soverchianti, allora è arrivato il momento di priorizzare. Dai priorità agli impegni più importanti e metti in lista d'attesa tutto quello che non è necessario, e rimandalo ad un momento successivo. Può inoltre essere utile delegare alcuni compiti, anche se la persona a cui li diamo non li esegue come le faremmo noi. È arrivato il momento di ridurre il carico lavorativo e lo stress associato. Consiglio numero 4. Tempo libero. Spesso l'esaurimento nervoso è causato da lavori troppo opprimenti e gravosi. È importante lasciare il lavoro al lavoro e non portarselo a casa. Questo significa mettere dei rigidi paletti per difendere la tua vita privata e il tuo tempo libero, essenziali per ricaricare le energie e lavorare meglio il giorno successivo. Questo significa anche non rispondere alle mail e ai messaggi sul telefono quando hai finito di lavorare. Per questo è importante utilizzare strumenti tecnologici diversi per il lavoro e la vita privata. Consiglio numero 5. Persone fidate. Condizioni di vita stressanti non aiutano a fare chiarezza perché si tende a vedere tutto nero, e questo impedisce di trovare soluzioni utili a sconfiggere l'esaurimento nervoso. Un buon punto di partenza può essere quello di parlare con le persone di cui ti fidi,
per analizzare la situazione in modo oggettivo e avere un parere da un altro punto di vista. Avere un amico al tuo fianco con cui parlare e con cui ammettere di essere in difficoltà può essere di aiuto per apportare i cambiamenti di cui hai bisogno. Consiglio numero 6. Autocompassione. Spesso sono le persone più esigenti con se stesse ad avere problemi con l'esaurimento nervoso. Alzare troppo l'asticella delle pretese può portare ad un crollo mentale. Per risolvere il problema può essere utile praticare l'autocompassione. Già dalla mattina prova gratitudine per tutto quello che c'è di buono nella tua vita. Prova gratitudine per il fatto di avere piccoli privilegi come ad esempio una buona colazione o di possedere una casa dove vivere. Prenditi il tempo per piccole coccole quotidiane come un bagno caldo o un buon libro. Trova delle attività piacevoli per uscire dalla trappola della perfezione ad ogni costo. Consiglio numero 7. Salute fisica. Dei piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono portare a grandi cambiamenti nella tua vita e aiutarti ad affrontare i sintomi dell'esaurimento nervoso. Pratiche come la respirazione profonda, la meditazione e lo yoga possono contribuire a ridurre lo stress. Seguire una dieta equilibrata e fare un buon sonno ristoratore, praticare uno sport o almeno una moderata attività fisica quotidiana sono tutti accorgimenti utili per uscire da un esaurimento nervoso. Consiglio numero 8. Aiuto medico. Ricordati che l'esaurimento nervoso può portare in alcuni casi ad una depressione profonda. Se ti senti senza speranza, sei sempre con il morale a terra o se hai la tentazione di farti del male da solo, è necessario parlarne con il tuo medico di famiglia o con uno psicologo per ricevere un adeguato supporto. Gli esperti sconsigliano vivamente di provare a superare un esaurimento nervoso senza alcun aiuto esterno. Il supporto di un terapeuta ferrato in materia è fondamentale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla ricerca del benessere. Ci rivediamo presto con nuovi contenuti su salute e longevità. La tua salute è un bene inestimabile. Non smettere mai di preservarla.